Il comparto dei wedding planner un anno dopo la pandemia, certo adesso si litiga sul coprifuoco, è stato approntato questo calendario di aperture, ma si sente ancora parlare troppo poco di un settore che invece è molto attivo nel paese. Proviamo a fare il punto della situazione con Valentina Latini. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie per aver pensato a me. Allora, partiamo da qui. Se la mia sensazione, secondo te, può essere giusta, che questo è un settore dimenticato. Noi abbiamo sentito parlare dei ristoranti all'aperto, al chiuso, dopo le 18, si continua a litigare sull'orario del coprifuoco, le 22, le 22:15, le 23, però non sentiamo parlare ancora delle cerimonie, quanti invitati, come svolgerle. Quindi vi sentite un po' messi all'angolo in questo momento? Sinceramente, non, più che messi all'angolo, non si riesce a capire perché effettivamente questo silenzio, nonostante poi anche delle dimostrazioni su piazza, perché ultimamente forse c'è stato più movimento da parte di questo settore, non che di altri, che bene o male in qualche modo, chi più chi meno, ma hanno cercato comunque di salvaguardare. Di fatto è un settore per il quale si tace dall'anno scorso, cioè è una. I primi ovviamente a chiudere se, riguarda, se parliamo anche di eventi e probabilmente gli ultimi a riaprire, ma proprio per il settore wedding non si parla, non c'è niente, a meno che noi non vogliamo convincerci di rientrare tra le fiere, i congressi e cose del genere, però di fatto non si nominano minimamente. Eppure è un settore che produce anche un PIL abbastanza consistente. Notevole, il 2,5 per, cioè 2,5 del prodotto interno lordo italiano, quindi non capisco, cioè c'è un indotto veramente che fattura miliardi e miliardi, perché non è adesso la mia impresa che in sé per sé può essere molto piccola, ma tutto quello che ruota intorno, dal trucco, il parrucco, le bomboniere, le oreficerie per le fedi, i vari regali, i ristoratori, gli abiti da sposa, musica, video, foto, cioè c'è un comparto infinito. Certo. Quindi effettivamente è una notevole perdita sotto ogni punto di vista. Allora, io penso che rispetto allo scorso anno sicuramente c'è stata già una sperimentazione di come rimodulare queste cerimonie, queste ricorrenze con il protocollo, con le misure in atto. Però ecco, dopo un anno è anche brutto parlare delle stesse cose, cioè quanti matrimoni, quanti battesimi, quante comunioni sono saltate? Allora, se parliamo del, vabbè, ovviamente Andrea, io ti parlo del mio caso, nel senso che poi, ripeto, io sono forse una piccola parte di quello che è il tutto, insomma, però se io ti parto dal mio caso, solo l'anno scorso forse sono stati persi dai 35-40 eventi, se uniamo anche comunioni, battesimi, diciottesimi, notevoli, a parte i matrimoni che ovviamente la fanno cioè, per la maggiore, vanno per la maggiore. E quest'anno, nonostante si tenta a resistere e quindi non a rimandare ulteriormente al 2022, si tende a spingere da luglio in poi, a maggior ragione dopo le notizie di ieri. Però c'è ancora qualche matrimonio che sta lì a decidere e a capire se se la sente, se non se la sente, quali sono le restrizioni, se c'è effettivamente anche quest'anno un numero da rispettare per il banchetto, come ci si può muovere. In realtà, se te la devo dire tutta, Andrea, noi laddove riaprono i ristoranti, io faccio un discorso, ma magari cioè, mi correggerei se sbaglio, però io faccio un discorso diverso. Dal mio punto di vista, Certo, ovviamente certo, anche per un certo. mio tornaconto, come è giusto che sia, se io riapro il ristorante e ovviamente andiamo al ristorante e siamo in mezzo a tanta gente, al di là del fatto che noi condividiamo la tavolata tra persone che vivono insieme, familiari, eccetera, eccetera, però incontriamo tanta, tanta gente. E l'assurdo però mi vieta di andare con i miei familiari, con una famiglia ingrandita, mantenendo le dovute distanze, ok? Per fare un banchetto privato, perché in realtà di questo sì che si parla, capito? Del pranzo che tu fai al ristorante con annesse e connessi persone che possono essere di qua, che possono essere di fuori regione, può essere chiunque quello che ti sta seduto a fianco, e io non posso invitare i miei familiari a un banchetto privato. Certo.
Eh sì, perché poi soprattutto se ci sono questi tavoli da 4, no, poi di per sé diventa. Oh, fra l'altro abbiamo ancora un'incognita, perché più o meno c'è un calendario per i ristoranti, per le piscine, però non sappiamo se le ricorrenze dovranno avere un numero massimo di invitati, se si possono. Quindi è un po' E tutto questo quello questo. che sta, esatto, è questo quello che sta uccidendo, passa il termine, però facendo esaurire tutta la gente. Perché, ok, devo preparare allora il vademecum, come diciamo il Galateo, prevede che tu mandi le partecipazioni circa 2 mesi e mezzo prima che ti sposi. Allora, caso pratico, Andrea, poniamo il caso che io mi sposo a metà luglio. A metà luglio significa che io, metà giugno, metà maggio, i primi di maggio devo dare queste partecipazioni per rispettare la regola che vuole il matrimonio. Io il 1º maggio quante partecipazioni posso invitare? Cioè, io sulla carta ho 180 persone, le posso invitare 180 persone e se poi mi dicono che ce ne possono stare al massimo 100, a quelli 80 che gli dico, voi siete quelli di seconda scelta? Cioè, non, io non posso pensare che dopo un anno di sacrifici, di messe in regola, di mascherine igienizzanti, protocolli, chi più ne ha più ne metta, non si riesca a dare una linea guida su quello che è la nostra tradizione, cioè sposarsi in estate. Noi dovevamo arrivare quest'anno con un protocollo ben definito e non ancora aspettare di capire se nel decreto è previsto il numero, quando, l'orario, il coprifuoco, cioè non Sì, è anche perché possibile. poi vengono meno le garanzie sia per gli utenti, per chi ecco deve occuparsi dell'organizzazione, sia per voi che siete professionisti, quindi è chiaro che dovete tenere d'occhio tante cose. Come si è rimodulato questo settore? Come vi siete reinventati? Perché poi magari c'è stato qualcuno l'anno scorso o quest'anno che farà il matrimonio sotto l'emergenza, farà il battesimo. Lì come siete andati a, secondo me, anche a creare qualcosa che non c'è, no? Perché. Ma sì, nel senso che abbiamo cercato di reinventare una nuova forma di matrimonio che sia congrua alle ristrettezze, ma che non lasci del tutto, insomma, perdere la tradizione comunque del divertimento, dello stare bene comunque tutti insieme, insomma. Il fatto che si possa negare la musica per negare l'assembramento, secondo me, con le dovute accortezze, ci si può anche divertire tutti insieme, non necessariamente creando degli assembramenti. Quindi la musica a prescindere può restare, perché se io vado al teatro e tu me lo concedi seduto a un metro, una sedia sì e una sedia no, mi devi altrettanto concedere che posso stare ad ascoltare la musica, eventualmente se mi voglio sgranchire un po' le gambe lo faccio a debita distanza. Non mi metto a fare ovviamente il ballo della mattonella con la Certo. persona vicino a me, insomma non si sta chiedendo questo. E a livello di ristorazione dobbiamo seguire le regole, per cui si sta in famiglia eventualmente, se il nucleo familiare è anche più grande ma si vive sotto lo stesso tetto, là si prevede anche una tavolata più grande, di fatto loro già condividono quella quotidianità, quindi non è che andiamo a creare noi qualcosa che non si possa fare. Alle tavolate di amici si cerca eventualmente, laddove possibile, di tenere le dovute distanze, di creare delle tavolate più grandi, di raddoppiare probabilmente il numero dei tavoli, ok? Però fare in modo che ci si possa essere tutti e garantendo sia la sicurezza che il divertimento, perché neanche è giusto per una coppia che aspetta questo giorno da non si sa quando di dover spendere dei soldi e non poter neanche aver goduto di quello che ha speso, cioè non esiste. Io penso, sì, hai centrato perché chiunque immagina il giorno del sì, il giorno più bello della sua vita, certo, non avrebbe mai pensato, no? Che si ritrovava in questa Certo. circostanza storica, quindi effettivamente è anche difficile poi adattare, rimodulare, reinventare, dentro e fuori. Un dato vorrei capire, quindi è un po' una domanda difficile. Sai, almeno nel tuo comparto, perché tu ti muovi su più fronti, sai stimare l'indotto economico che è venuto meno intorno a questo settore, approssimativamente ovviamente. Parli di me come wedding planner o Sì, settore matrimonio in generale? wedding planner, parliamo proprio del tuo. Allora, è notevole. Io credo che sia almeno, considerando che poi l'anno scorso con un po' di libertà, una cosa o un'altra, qualcosa siamo riusciti comunque a farlo prima di richiudere nuovamente ad ottobre. Diciamo che è una stima di perdita intorno forse al 65-70%, credo.
Che è tanto, che è tanto. Che è tantissimo, considerando che comunque non si sono fermate le tasse, cioè nel senso noi abbiamo continuato anche, o perlomeno chi l'ha potuto fare, poi chi ha bloccato ha anche bloccato, insomma, poi ognuno ha guardato ovviamente le sue possibilità, però ti voglio dire, se non ti vuoi ritrovare dopo a dover pagare tante tasse, devi cercare di farlo nonostante tutto e credimi che quando poi non incassi ed effettivamente continui a riempire le casse dello Stato, poi diventa effettivamente un problema. Cioè ti ritrovi come a non aver lavorato l'anno prima che invece avevi lavorato, ok? Certo. Quindi cioè, questo è il discorso. Quindi non è una bella situazione. Le agevolazioni che ci stanno dando, o meglio, le agevolazioni, no, neanche, termine errato, i ristori, Ecco, questo ti volevo chiedere, ok? dimenticati dallo Stato fino a che punto? Cioè, è arrivato qualche aiuto dallo Stato? Allora, dimenticati dallo Stato, credo per la stessa identica percentuale, per il 65-70% Uguale. dimenticati. Sì, perché avere avuto un indotto, adesso sinceramente non ti parlo del mio indotto, ovviamente, insomma, non scendo nel particolare, ma ipotizziamo che una buona attività di wedding planner possa rendere, facciamo cifra tonda, 100, ok? E lo Stato ti dà 1000. Tu effettivamente quanto pensi di aver ristorato dallo I Stato? conti sono quelli, no? Poi è chiaro. Capito? Ma anche in percentuale, qualsiasi sia, adesso 100 perché è più semplice fare il conto, ovviamente viene più semplice, però effettivamente che loro ti danno 1000, che ti danno 1000 oppure ti danno ecco, una seconda parte di 1000, perché bene o male sono stati questi gli ristori, 1000, poi 1000, 600, 600, scusami, poi 1000. Ok, effettivamente puoi coprire tu l'ammanco di un anno con, mettiamo, andiamoci larghi con 4-5 mila euro in un anno? Io Sì. penso che se uno già pensa che io, cioè io, ma io come tanti altri, devi pagare l'affitto, devi pagare le utenze, devi pagare i mezzi che comunque per cui hai investito per la stessa attività, eccetera, eccetera, io non credo che cosa ci vuoi fare? Cioè, Poi, non lo so. come dici tu, diciamola tutta, cioè io la cancellerei proprio questa parola dal vocabolario ristori. Dopo un anno di pandemia parlerei di risarcimenti, perché poi dovrebbero Risarcimento arrivare danni. i risarcimenti. Allora, per chiudere, e ti ringraziamo perché ci hai fatto conoscere più da vicino questo mondo, no? Che forse è distante un po' a tutti, vorrei chiederti, sempre dal tuo punto di vista, se dopo un anno di pandemia sono cambiati gli approcci, le mentalità, cambiati anche i paradigmi, se secondo te torneranno gli eventi come una volta, quindi con quelle grandi annucchiate, insomma, gli eventi che noi siamo abituati a vivere. Guarda, sì, qua ti parlo più da un punto di vista forse emozionale, che mi conosci, lo sai, che io sono quella che parla sempre con il cuore più che con la testa. Allora io credo che torneremo, perché torneremo sicuramente, non credo a breve, non penso quest'anno, non penso forse neanche l'anno prossimo, però voglio pensare che torneremo più forti di prima, noi almeno noi del settore ce la stiamo mettendo tutta già da adesso a far sì che un po' ci si convinca che tutto stia tornando come prima, anche se di fatto non lo è. Però io lo dico sempre, nel dubbio ci metto il cuore, poi vediamo. Che tanto. Grazie Valentina Lavini, speriamo Grazie bene a per te. tutti. Grazie. Speriamo bene.